Bentornati ragazzi con un nuovo episodio su Darksiders 2 Definitive Edition. Questo ragazzi è l'ultimo episodio della caccia ai ricercati. Paura, eh? Pensavate che fosse finita, in realtà non è così. Diciamo è finita per quanto riguarda la caccia ai ricercati, perché oggi andremo ad eliminare Betir, l'ultima della lista. Poi andremo a fare due chiacchiere con Tane e recupereremo tutte le nostre ricompense e il relativo trofeo di conseguenza. Dunque, siamo all'albero della vita, abbiamo un pochettino cambiato il nostro set, ci siamo un po' aiutati con il set, le tuniche del mago, e gambali e spallacci del set dell'angelo, angelo della morte. Ci aiuteranno parecchio. Tu cosa mi dici? Non mi dici più niente ormai. E vabbè ragazzi, per completezza ma anche per precisione, andiamo ad attivare la missione di Betir nella terra della forgia. Sì, dobbiamo tornare nelle terre della forgia. Faremo vedere tutti i passaggi, questo sarà ovviamente un video molto breve. E ne approfitto anche per dirvi che per un paio di episodi sto cambiando sistema di registrazione, diciamo sistema cuffia audio, perché praticamente ragazzi con questo caldo le cuffie non si sopporta, sembra una pentola a pressione quella che c'è tra la testa e le orecchie, non mi aiuta molto a resistere al caldo, quindi sto registrando con un semplice auricolare, spero che la qualità audio sia buona. E niente, tanto lo farò per un paio di episodi perché spero che a breve il tempo migliori e soprattutto che il tempo porti un po' di freschezza, un po' di frescura. Allora, Betir, no, eccola qua, ce l'ha da praticamente qui. Trova Betir e uccidelo nel cantuccio. Noi andiamo al cantuccio. Sì. Perché praticamente questa missione la possiamo intraprendere dopo aver ottenuto la presa, la morsa spettrale, non mi ricordo come si chiami di precisione, comunque la chiamo il lasso spettrale, il lasso, come si chiama? Morsa letale, ecco, ho sbagliato. Allora, Betir, no dai, non per dare troppo a lungo. Allora, di qui. Quindi noi ci muoviamo attraverso lo shortcut che abbiamo sbloccato qui, perché altrimenti dovremmo fare tutta la strada. Perché questa, ragazzi, per chi segue la storia principale, è la... Ecco, Betir si trova qui, qui dentro. Però prima voglio fare una cosa, veloce. C'è un nido qui? No, non c'è più il nido. Bene, allora recuperiamo un tesoro che possiamo prendere solamente dopo aver ottenuto il separatore d'anime. L'audio pure è buono nelle mie orecchie, non sto diventando sordo fortunatamente. O sono diventato sordo e non me ne sono accorto. Bene. Allora, questo lo mettiamo qua. Sì, lì c'è un tesoro buono, direi. Questo ce lo prendiamo così spinto, così meglio non ce lo lasciavi mai. Cosa dai? Cosa? Un punto abilità. Oh, che bello. Allora questo mi costringe ad andare a ritroso per tutto il gioco, andare a recuperare tutti gli screen che mi sono dimenticato. Ok, non potevo. Ma quanti ne ha dati? Ne ha dati più di due forse. Addirittura 3. Che facciamo? Allora, facciamo questa innanzitutto, questa abilità che vi può tornare utile. Allora, i corvi potenziamo i danni da ghiaccio. Perfetto. L'egida aumentiamo così la durata. Sono soddisfatto. Bene. Questo episodio non poteva iniziare così, al meglio delle nostre possibilità. No, qua ci bruciamo.
Allora di qua. Altro di qui. Scendi, 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 scendi. Dovrebbe intravedersi Beitir prima di affrontarla. Guarda, 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 guarda. Eccola lì, gironzola lei, gironzola. Gironzola. Per il momento è bella calma, 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 no? Aspetta, non mi fare fare cazzate. Sì. No. Voglio contare sull'effetto sorpresa, non mi fare. Ok. Dai, Beitir. Sei un essere di fuoco. Io fortunatamente ho parecchia resistenza agli elementi, c'ho pure un bello scudo magico a proteggermi e i miei corvi sono di ghiaccio. Quella cosa che... No, è semplicemente l'effetto caldo. Dov'è? Beitir, dai! Forse ti devo loccare. La sua portata, forse dovremmo sconfiggere qualche, diciamo, una decina di livelli prima. Non mi aspettavo che finisse così. Benvenuta nel ventre sesto della bestia. Queste lame di falce sono restate a imputridire per un millennio nel suo corpo, assorbendo le caratteristiche, dando origine a un'arma di statura leggendaria. Bene. Le resistenze ci sono tornate utili, devo dire la verità. Allora, queste unghie di Beitir, vediamo. Sì, infatti è un'arma abbastanza scadente da colpo critico, è fuoco e basta, non danno altro. Allora, lì praticamente c'è un piccolo... una piccola parte di un sotterraneo da esplorare. Abbiamo iniziato ora praticamente il video, neanche una decina di minuti. Porca miseria, te lo devo chiudere. Vediamo. Allora, questa. Va bene, diamoci un'occhiata, dai. Perché onestamente è finito così, non lo immaginavo così. Questo però. Attiviamolo l'accesso a vuoto. Porta, ma non, no, non ha senso. Non ha senso proprio. Attivarlo qui e poi si entra in un'altra stanza. Dovrebbe essere qua nascosto da qualche parte. O io sto prendendo proprio un abbaglio. Che sono deciso più che mai a perdere tempo. Oh, guarda, sto sudando. Sto sudando, sto sudando. Vabbè. Entriamo dentro. Tanto ho cercato di essere veloce perché non voglio allungarlo. Cioè, la caccia era Beitir. E vabbè, questo comunque è interessante da vedere. Allora, vediamo un poco. Forse magari c'è qualcosa nascosta qui. Innanzitutto c'è questo, non lo becco. Accesso al vuoto lo rimettiamo. Poi cosa abbiamo qua? Ecco, qui dobbiamo sicuramente far salire una delle sfere. Abbiamo una porta chiusa. Cosa fa questa leva?
Ok. Fa salire. Ci fa salire. Sì. E c'è un'altra. Questa si scende. Sì. Però voglio fare una cosa. Allora. Non scendi? Invece in cima. No, nel secondo dobbiamo andare. Ok, dovremmo cercare di smuovere quella sfera. Quindi. Va bene. E ora devo salire di nuovo. Perché la devo abbassare. Abbassare la piattaforma, farle salire la sfera, piazzarla dall'altra parte e così via. Questa è bella. E dici come cavolo faccio a farla salire? Da qui si fa, da qui, monellino, pensavi di trarmi in inganno? Da qui, furbastro, questo arriva. No, scusami, la palla devi prendere, non mi fare fare figuracce. Mettiti qua. Bravo! Bello, il caldo non ha fritto il cervello, fortunatamente. Sospettavo che mi facessi questo scherzetto, un picchino. Allora, questo recuperalo, lo piazziamo qui, andiamo dall'altra parte. Abbiamo qua? Tutto qua. E se non si sì, l'esercesto al vuoto serviva a qualcosa. Qua siamo praticamente usciti all'esterno. No, 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 signore, l'accesso al vuoto serviva a qualcosa. C'è qualcosa nascosto qui. Guarda dov'è. Guarda dov'è. Là dentro, l'accesso al vuoto, è lì. E come caspita faccio a vederlo? Da qua? Guarda qua che bastardo. Detto io che c'era qualcosa che non andava. No. Ok. Va un altro scrigno. Un altro scrigno bello. Cosa c'è? Altri punti abilità? Ma che bello. Over the top. Uno solo? Uno, sicuro uno era. Oppure magari mi vuoi fare la sorpresa. No, uno. Allora. Questo ho raccolto aumenta la. Sì, vabbè, potenziamo il raccolto perché è l'unica abilità fisica che abbiamo. E potenziarne gli attacchi critici torna utile. Ora possiamo. Vediamo se da qua possiamo fare il viaggio rapido e tornare a Tripietra. Vediamo da qua. Sì, possiamo tornare a Tripietra da qua. Così possiamo sfoltire tutta la lista e abbiamo completato gli incarichi. Vediamo cosa, non mi ricordo cosa ci dà come ricompensa, non lo so proprio. Non ricordo. Tanto fortunatamente in questo episodio non abbiamo niente da tagliare. Quindi è un episodio molto spiccio spiccio. Circa una ventina di minuti. Una ventina di minuti, sì. Dai, tieni, dai. Allora, Betty è Metir non ti morto. darà più noia. Allora un'epoca di sangue e violenza si è conclusa. Ma devi superare altre Sì, ma prove. io già l'ho La misura fatta. del tuo valore è data dalla prova che hai superato.
e dalla profondità delle tue ferite. Vedi che io ho finito. Akidn non ti darà più noia. Avrei tanto voluto essere presente per vederla soffrire. No, non ha sofferto purtroppo. Pochi possano attraversare le tenebre e riemergere alla luce sani e salvi. Ho trovato Argul. Un tempo era il re dei morti. Sì. Spero che ti sia ricordato di fare la riverenza prima di ucciderlo. Ci sono altre creature che si dimostreranno al tuo livello. Abbiamo finito. Addestramento. Non abbiamo niente. Solo punti esperienza. Sì, oro. Trova Kidna, sì. Solo punti esperienza abbiamo ottenuto. Niente di particolare. Qui abbiamo addirittura una missione secondaria che andrà a distruggere per conto di... come si chiama come si chiama? Talismani inconsumabili. Dammi il nome. La sciamana. Per conto della sciamana, un costrutto pazzo che si trova all'interno della forgia danneggiata. Vediamo dove si trova, aspetta. Tanto no, non la faremo, ragazzi, perché è una missione troppo banale e troppo semplice. Non voglio allungare la salsa. Qui si trova, ecco. Nel calderone, la cicatrice. Qui. Trova qua questo costrutto, praticamente simile a Gorn che abbiamo affrontato nei primissimi episodi della serie, se ricordate. Ha lo stesso moveset, quindi non è per niente pericoloso. È pericoloso se lo si affronta quando la missione viene assegnata, perché la missione non è consigliata per quel livello. Infatti una piccola pecca di Darksiders 2 è che praticamente non viene indicato un livello consigliato per le missioni, quindi magari uno ci va e fa una brutta fine, come è capitato a me quando l'ho fatta tempo addietro. Ora praticamente lo faremo a pezzi, faremo questa missione in un batter d'occhio. Ma comunque, ragazzi, non è il caso, non l'andremo a fare, la farò per i fatti miei e questo è quanto. Per i ricercati abbiamo concluso in questo episodio e prossimamente andremo nella pietra perduta. Non è pietra perduta, è la pietra nera. Pietra nera dovrebbe essere la terra dei demoni, per recuperare la seconda chiave. Quindi avvicinarci così verso la fine del nostro viaggio. Vi ringrazio sempre, ragazzi, per la visione. Ci vedremo così immancabilmente. Spero non perdiate gli ultimi episodi della serie. Una serie tanto allungata e tanto partorita con fatica, possiamo dire. Alla prossima, dunque, statemi bene. E ciao!